Bentrovati, le consuete anticipazioni del nostro telegiornale. Apriamo con il discorso del governatore Vincenzo De Luca, che si mostra contrario ad ogni tipo di allentamento delle misure restrittive per la nostra regione, più in generale in tutta Italia. Quindi critica il governo, che aveva lasciato intendere un'apertura verso gli spostamenti durante le festività, in base anche ai dati che arrivano dalle regioni, perché la regione Campania potrebbe diventare zona gialla dal 20 dicembre. Dati che sono arrivati quest'oggi dal bollettino regionale dell'unità di crisi, perché sono 1340 i nuovi tamponi positivi registrati in Campania, in diminuzione comunque rispetto a ieri. Nuovi contagi registrati nel Vallo di Diano, ve ne daremo conto durante il nostro telegiornale, con un servizio che sottolinea anche un focolaio che si è acceso all'ospedale Ruggi d'Aragona. Sono 24 le persone risultate positive al Covid. E poi il maltempo protagonista in queste ore, soprattutto nel Cilento, ad Ottati, dove si è registrata una frana. Il sindaco Guadagno ha messo in moto subito la macchina dei soccorsi per mettere in sicurezza una zona dove sono state evacuate ben 36 persone. E a proposito di maltempo, a partire dalla mezzanotte per tutta la giornata di domani, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla, perché ci saranno delle precipitazioni anche durante la giornata di domani. E poi la scuola, perché si parla di riapertura delle scuole il 7 gennaio nel Salernitano, un tavolo di lavoro in prefettura per quanto riguarda l'aumento delle corse e gli ingressi differenziati. Scuola al centro del dibattito a Sala Consilina tra genitori e il sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone, che parla di una necessaria ripartenza della didattica in presenza per quanto riguarda le classi prima e seconda della scuola primaria. La cronaca, c'è stata una sparatoria a Nocera Inferiore e anche una rapina. E poi sempre nel Salernitano, un'operazione della finanza di Salerno che ha scoperto a Laurino un'evasione fiscale per oltre 2 milioni di euro. A Salerno niente luci d'artista, ma 12 alberi in aria, simbolo della città, così parla il sindaco Vincenzo Napoli. Queste le principali notizie, le anticipazioni. Io vi ricordo approfondimenti disponibili sul nostro sito internet italia2tv.it, ma soprattutto vi ricordo l'appuntamento con il nostro telegiornale in onda fra pochissimo alle 19:55. Grazie, buona serata.